Abbiamo costruito questo posto per te. Sarà il tuo tribunale. È il luogo della tua distruzione. Ragazzi, non dovevate disturbarvi. Quale sarebbe il problema? 5 titoli da vedere se ami Good Omens. Dopo 4 anni di attesa, la serie firmata Neil Gaiman torna finalmente con una seconda stagione. Vada retro, tu malvagio tra i malvagi. Dopo di te. Tratta dal romanzo Buona Apocalisse a tutti, Good Omens parla dell'improbabile alleanza fra un angelo e un demone decisi a fermare l'ormai prossima fine del mondo. Se vi siete innamorati della storia di Aziraphale e Crowley, in questo video vi consigliamo un po' di titoli da recuperare. Adam, dagli retta, questa è la realtà, tu puoi cambiare le cose. E qualunque cosa accada, nel bene o nel male, noi saremo al tuo fianco. Numero 1. American Gods. American Gods racconta la storia di Shadow Moon, ex galeotto assunto come guardia del corpo da un uomo misterioso che si fa chiamare Mr. Wednesday. Sei il mio uomo adesso. Un lavoro che condurrà il protagonista alla scoperta di una guerra segreta fra antiche divinità e nuovi dei, in un viaggio on the road sospeso fra mitologia e azione. La serie è ideale per chi ama le belle storie dal sapore biblico. Ma tu hai sempre creduto? Se ho sempre creduto, io sono il credo, Shadow. Numero 2. Supernatural. Un cult che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori per ben 15 stagioni. Supernatural racconta dei fratelli Sam e Dean Winchester, due cacciatori di demoni addestrati dal padre in seguito alla morte della moglie per mano di un'oscura entità. Sebbene diversi e divisi da scelte di vita opposte, i due si troveranno riuniti in una lotta ancestrale ricca di suspense e colpi di scena. Portami a casa. Un must assoluto per gli appassionati del genere. Numero 3. Carnival Row. Orlando Bloom, Cara Delevingne e delitti a tinte fantasy. Carnival Row ci proietta in una città neo-vittoriana popolata da magiche creature, sulle orme di una misteriosa serie di omicidi. Ho sentito dire che è come infilare l'uccello in un secchio di furetti unti. È vero. Una serie che sa reinterpretare il genere in maniera innovativa, capace di far appassionare neofiti e cultori della tradizione fantastica. Da non perdere. Vengo da quella terra dove i vostri uomini non hanno mai messo piede. E ho ucciso esseri più forti di voi negli ultimi 5 minuti. Numero 4. Doctor Who. Una delle serie fantasy più longeve di sempre, che conta più di 800 episodi fra serie classica e nuova serie. Doctor Who narra le avventure del Dottore, un viaggiatore del tempo e dello spazio impegnato in un'infinita lotta contro forze aliene malvagie per la salvaguardia dell'universo. Perché è quello che voglio davvero fare, tesoro. Te. Sarà. Mio. Dolce. Amore. Perché stai facendo così? Il vostro champagne. Non abbiamo ordinato lo champagne. Dov'è il dottore? Se siete fan di Good Omens, sarete felici di sapere che nel nuovo corso David Tennant interpreta ben 2 reincarnazioni del dottore. Vi serve sapere altro per dargli una chance? Ma siamo al sicuro? Cioè, possiamo andare in giro tranquillamente? Certo che possiamo, perché no? Come in certi film, se pesti una farfalla cambi il futuro del mondo. Facciamo così, allora. Non pestare le farfalle. Che ti hanno fatto le farfalle? Numero 5. Preacher. Una delle serie più dissacranti di sempre, portata sul piccolo schermo da Seth Rogen ed Evan Goldberg. Sono io, il prescelto. Tratta dalla serie a fumetti firmata Garth Ennis e Steve Dillon, Preacher si concentra su Jesse Custer, un predicatore dal passato turbolento che cerca una nuova vita nella fede. E la violenza porta altra violenza. Quando un antico potere divino si impossesserà di lui, Jesse partirà alla ricerca di Dio insieme alla sua ex Tulip e a uno strampalato vampiro irlandese di nome Cassidy. Quando è che imparerete, eh? Preacher è un vortice delirante di azione e battutacce, satira religiosa e fantasy, la serie ideale per i fan di Good Omens.
Credo di aver appena dato inizio a una guerra. Oh, l'inferno non gradirà! E voi, avete già visto la seconda stagione di Good Omens? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!